Lui. Quel giorno che eravamo stesi tra i rododendri del promontorio di Rose, con quel suo vestito di tweed grigio e la paglietta. Il giorno che gli feci fare la dichiarazione, sì. Prima di passare in bocca quel pezzetto di biscotto all'anice. Era un anno di esistere, come ora. Sì, 16 anni fa. Dio mio, quel bacio, così lungo, non avevo più fiato. Sì, disse che ero un fiore di montagna. Sì, siamo tutti fiori. Allora un corpo di donna. Sì, è stata una delle poche cose giuste che ha detto in vita sua. Il sole splende per te oggi. Sì, perciò mi piacque. Sì, perché vedi che capiva, o almeno sentiva, cos'è una donna, e io sapevo che me lo sarei rigirato come volevo, e gli detti quanto più piacere potevo portare a quel punto, finché non mi chiese di dirti sì. E io da principio non volevo rispondere. Guardavo solo in giro, il cielo, il mare, e pensavo a tante cose che lui non sapeva. I Marbury, e Mr. Stanthorpe, e Esther, e papà, e il vecchio capitano Grove, e i marinai che giocavano a piattello. Il mare qualche volta cremisi come il fuoco, e gli splendidi tramonti, e i fichi, e i giardini dell'Alameda, sì, e tutte quelle stradine curiose, le case rosa e azzurre e gialle, e i roseti, i gelsomini, i gerani, i cactus, i cipi di terra. La ragazza dov'era? Un fiore di montagna, sì, quando mi misi la rosa nei capelli come facevano le ragazze andaluse. Porterò una rossa, sì. Come mi baciò sotto il muro moresco, e io pensavo, beh, lui ne vale un altro, e poi mi chiesi con gli occhi di chiedere ancora, sì, allora mi chiese se io volevo dire sì, sì, mio fiore di montagna, e per prima cosa gli mise le braccia intorno, sì, e me lo tirai addosso in modo che mi potesse sentire il petto profumato, sì, e il cuore batteva come impazzito, e sì, dissi sì, voglio, sì. Un ragazzo, un bambino. Ed io ero giovane giovane. Quando avevo 16 anni mi innamorai di un ragazzo, ma così di colpo, in un modo così pieno, totale. È come se all'improvviso tu accendi un faro nella penombra. Così si trasformò il mondo per me. Ma ero sfortunata. Fu un inganno. Lui aveva qualcosa di diverso. Una sensibilità, una mollezza, una delicatezza che non era da uomo. Lui cercò aiuto da me. Ma io non sapevo, io non capii niente. Sapevo solo di volergli un bene immenso. Poi, poco dopo il matrimonio, scoprì tutto. E nel modo più tremendo. Entrando in una stanza che credevo vuota, c'erano due persone nel letto. Il ragazzo che avevo sposato è un uomo più anziano che da anni era il suo amico, il suo amante. Dopodiché facemmo finta di niente, tutti e tre, quella stessa sera andammo fuori a divertirci, a ballare, per tutta la sera giù a ridere, a bere, a ballare, ballammo, ballammo tanto. Poi ad un certo punto, nel mezzo del ballo, senza potermi frenare, mi era scappato detto, ho visto tutto! Mi fai schifo! Allora il giovane che avevo sposato si staccò da me e scappò via. Qualche momento dopo, uno sparo. Corsi fuori, tutti corsero fuori, gridavano, Alan, Alan, il giovane Gray! Si era infilato la rivoltella in bocca e sparato, tanto che il cranio gli era schizzato via. E allora, il faro che si era acceso sul mondo, si spense di nuovo. E mai più, per un solo istante da allora, ha brillato.